Come vi avevo promesso nell'altro video, quello dove vi ho parlato delle luci, è arrivato il tappetino. L'ho trovato scontato su Amazon. L'ho pagato circa 22 euro, senza sconto ne costa 24, ma l'ho acquistato perché ha delle caratteristiche molto interessanti. Vedete lì che c'è il termostato, quindi sia per dimensioni che per funzionalità credo che sia un prezzo più che valido. Vediamo come funziona, vediamo come si monta e a cosa serve. Per chi magari non è pratico di questo mondo, ve ne parlo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Allora, tempo di semenzai, farò un video dopo l'altro, ne farò due a settimana se riesco, perché mi voglio mettere nelle condizioni di poter guardare il video e eventualmente fare una scelta tra un prodotto e l'altro. A cosa serve questo tappetino riscaldante? Questo è un tappetino che funziona a 220 volt e riscalda tutta la superficie. Sopra questo tappetino si appoggia un vassoio di germinazione come questo è da 128 alveoli ed è molto interessante, ve ne avevo parlato anche lo scorso anno. Se li trovate, acquistate, dei 5 di questi costano una decina di euro, 15 euro, dipende un po' dalle offerte, ma durano molti anni, ma soprattutto permettono di fare molte piantine contemporaneamente. Ed è ciò che farò esattamente con questo tappetino, non in questo video, ma lo vedremo poi nei video successivi. Dal momento che sul mio canale non vi ho mai parlato di un tappetino, non l'ho mai utilizzato, devo essere sincero, perché ho utilizzato sempre il cavo riscaldante e lo vediamo nel prossimo video. Li metterò a confronto. Quindi questa è l'occasione giusta per farvi vedere come funziona. Allora, tappetino riscaldante. Quelli che costano poco non hanno il termostato. Quindi cosa succede? Sono preimpostati di fabbrica e arrivano a circa 30 gradi. 30 gradi è tantissimo, è troppo, non va bene. Per questo, se dovete acquistare un tappetino, non acquistate quelli senza termostato perché non vi servono. Questo qua invece ha la possibilità di regolare dai 20 ai, loro dicono 30 gradi. In realtà io visto che dal termostato arriva a 45, ma quello che è importante è che c'è una sonda NTC che ci permette di regolare e stabilizzare la temperatura da noi impostata. Allora dovete sapere che ogni seme di ogni famiglia di piante ha una diversa temperatura di germinazione. Ad esempio, i peperoni germinano intorno ai 22-24 gradi, idem i pomodori e le melanzane fanno parte della stessa famiglia. Se dovessi fare i meloni, anche lì dovrei aggiustare la temperatura, quindi è importante riuscire a gestire una temperatura corretta con il termostato. Brevemente, come funziona? Si accende, lui parte a 18 gradi, sta già riscaldando. Ovviamente la temperatura che io imposto adesso non ha una regolazione, nel senso che finché non metto la sonda NTC dentro l'alveolo, dopo vi faccio vedere, lui continua a riscaldare. Non è il modo corretto di utilizzarlo, però vi sto soltanto presentando il prodotto. Ecco, già siamo a 19 gradi. Allora, 3 secondi su set, io avevo già impostato 24 gradi, 25, 26, torniamo indietro a 24 e io sono pronto a coltivare i peperoni perché sono i semi più duri che io conosca, che uso nel mio orto e parto dai peperoni, quindi è il momento giusto per me. Come funziona? Questa è l'operazione che farò. La sonda NTC va infilata dentro un alveolo e lì deve rimanere. A questo punto si confronta la temperatura ambiente che lui rileva, vedete è già sceso a 18 perché ovviamente in questa stanza avendo 15-16 gradi il terriccio che era già in questa stanza è alla stessa temperatura. Lui era partito da 19 e è sceso a 18. Ecco, vedete, comincia a scendere a 17. Insomma, fatto sta che piano piano, piano piano, il tappetino si scalderà. La temperatura di 24 gradi arriverà al terriccio. Quando la temperatura sarà 24 gradi, ovviamente la sonda NTC dirà al termostato di fermarsi. Si spegnerà fino a quando dovrà ripartire per riportare la temperatura a 24 gradi. È molto semplice come concetto. Torniamo a noi. Il tappetino consuma 50 watt e ha un tipo di riscaldamento molto lento. Allora, l'ho acceso qui davanti a voi da un 5 minuti, comincia a riscaldarsi in alcune parti, abbiamo in alcuni punti 33 gradi, 36, 34, 22 negli angoli dove scalda un pochino di meno. Fatto sta che lui arriverà sicuramente a 24 gradi. Ci sono un paio di avvertenze sulle istruzioni che non mi hanno convinto. Allora, questo è nato per un controllo continuo della temperatura. Le avvertenze dicono di non usarlo in modo continuativo in un luogo umido. Va da sé che questo deve essere umido per forza, perché altrimenti la piantina non mi muore. A meno che non sacrifico questa piazzola, lascio soltanto la terra con vuota, con dentro la sonda
NFC e lo utilizzo come sensore asciutto. Si può anche far così. È la prima volta che leggo di una cosa del genere. Le sonde NFC generalmente sono anni che le utilizzo, sono fatte apposta per essere utilizzate anche in ambienti umidi, tant'è vero che il cavetto riscaldante che ho e il termostato che utilizzo ormai da 4-5 anni, come vedete, ha la sua bella sonda NFC, sporca, quello che vogliamo, ma è sempre stata in un alveolo umido, quindi secondo me è soltanto un eccesso di precauzione. Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' basito su questo tappetino, sulle istruzioni, è che dicono di non utilizzarlo con una lampada di germinazione. Ecco qua, spero che si veda. Il punto 2, non utilizzare mai in combinazione con la luce di coltivazione o la luce diretta del sole, questo lo posso capire, per non surriscaldare e seccare le tenere radici delle piantine. Ora, se noi qui non usassimo le luci di coltivazione, che vi ricordo sono fredde, non sono calde, sono luci LED, quindi non riscaldiamo di sicuro il plateau, non riscaldiamo le radici. Ciò che scalda le radici è proprio il tappetino, tanto è vero che 1-2 volte al giorno, a seconda delle temperature che noi impostiamo, dobbiamo venire con lo spruzzino o con la bottiglia d'acqua e inumidire le radici delle varie piantine. Quindi questa raccomandazione secondo me è fatta per chi utilizza delle lampade, quelle magari infrarossi, che ovviamente scaldano ma non sono adatte per questo tipo di coltivazione. Io uso soltanto lampadine LED, quelle che vi ho fatto vedere nell'altro video. Quindi ci sono questi due punti che secondo me vanno un attimino presi con le pinze. Vediamo adesso la temperatura che ha raggiunto. Qui mi segna 16 gradi ancora perché il terriccio è quello che è. Siamo a 50 gradi. Allora va da sé che lui continua a scaldare fino a quando il sensore non mi rileva i 24 gradi impostati. Ora, come vi ho detto prima, l'angolo qui è dove scalda di meno, in effetti è ancora freddo. Ora vi faccio vedere, se lo metto qua, cosa succede. Questo mi fa capire che il sensore NTC non va messo nell'angolo del tappetino, ma va messo in un alveolo centrale, perché è lì dove scalda di più. Adesso vi mostro tra qualche istante che comincia a salire la temperatura. Qua siamo a 17 gradi, è molto caldo, quindi funziona bene, ed è andato anche in temperatura abbastanza velocemente, parliamo di 10 minuti. Ovviamente, ecco, vedete che comincia a salire. Ovviamente, come funziona? Se le luci le dobbiamo tenere accese 16 ore al giorno, questo deve rimanere acceso giorno e notte, non possiamo spegnerlo perché altrimenti scende la temperatura, le piantine soffrono. Soprattutto se hanno un ambiente come il mio, che io di giorno e di notte ho circa 16 gradi, non gli fa proprio bene, perché ovviamente scende la temperatura degli alveoli, quindi questo rimane sempre acceso. Ma va da sé che una volta che ha raggiunto la temperatura impostata si spegne, e ha questo tipo di funzionamento altalenante: si accende, si spegne, piano piano stiamo salendo. Ora interrompo il video, appena arriviamo a 24 gradi vi faccio vedere quello che succede. Tiriamo le somme e ci salutiamo. Allora, sono passati circa 10 minuti da quando ho spento la telecamera. Nel frattempo cosa ho fatto? Ho ricreato un alveolo qui al centro e, come vi dicevo prima, ho spostato la sonda, così abbiamo un quadro più completo della situazione. Quindi la prima cosa che vi posso dire su questo tappetino: non utilizzate gli alveoli esterni perché la temperatura non è omogenea, quindi viene un po' inficiata. Messo qui, ho aspettato che arrivasse a regime, è arrivato a 24 gradi, 25, è arrivato con una punta di 26, dopodiché è sceso a 25 e lì si è fermato. Cosa è successo? È successo che, vi ricordo che ho impostato 24 gradi io, è successo che il tappetino non ha una reazione istantanea al suo spegnimento, quindi ci vuole un po' di tempo affinché raggiunga la temperatura ideale. Ora sono passati 10-15 minuti, ancora non ha raggiunto la temperatura ideale perché io ho impostato 24 gradi e lui mi deve dare 24 gradi. Nel frattempo però vi faccio vedere, vi ricordo che prima sotto avevo misurato 50 gradi. Ecco qua, siamo a 30 gradi, quindi lui si è spento, ma occorre del tempo affinché la temperatura sia quella stabilita da noi. 25 gradi per i semi di peperoni cominciano a essere tantini, quindi potrei fare un lavoro del genere, lo porto a 23, che siamo ancora in piena tolleranza, vi ricordo che anche 22 bastano e avanzano. Ora non dobbiamo fare altro che attendere che arrivino i 23-24 gradi, quindi, come vi dicevo, ecco qua 24 gradi, 25, sicuramente nell'arco di un quarto d'ora arriverà a 23 gradi come ho impostato io. Bene, il tappetino, come vi dicevo, ha un costo di circa 22-24 euro. Se siete alle prime armi, è la cosa migliore che voi possiate acquistare, perché il cavo, a differenza del tappetino, e questo discorso ve lo farò nel prossimo video, ha una gestione un pochino più difficoltosa, occorre un pochino più di lavoro. È vero
Ricorderò anche che il cavo è lungo, nel mio caso, circa 6 metri, ce ne sono anche da 3, da 10, da 8, ha un termostato a parte, il principio di funzionamento è lo stesso, ha un costo in più perché bisogna acquistare sia il termostato che il cavo, però si fanno molti più alveoli, si fanno molti più semenzai, quindi è una cosa che dovete valutare voi assolutamente. Qui abbiamo 128 piantine, eventualmente se ne possono comprare due, si spendono 50 euro e si fanno 250 piantine. Sembrano tante, ma in realtà dipende dal tipo di orto che avete. Io, come vi ho detto nel video delle luci, io lavoro su circa 1000 piantine e quindi ho questo metro di paragone. Poi è una questione molto personale e ognuno sa quello che può seminare e quello che può trapiantare. Bene, è tutto per questo video. Ci tenevo a presentarvi questo prodotto. L'ho acquistato, non me l'hanno regalato. Se vi può essere utile, fateci un pensiero, ma soprattutto non acquistate quelli senza termostato, perché se arrivano a 30 gradi qui, col tempo mi arrivano anche a 30 gradi sull'alveolo ed è veramente tanto e non ci facciamo niente con 30 gradi. Molte piantine soffrono e non vengono neanche fuori, quindi se dovete fare la spesa fatela oculata. È tempo di fare il semenzaio, quindi come vi dicevo a sprombattuto farò tutti i video che potrò, così che arriviamo a fine gennaio, inizio febbraio, che abbiamo tutti un po' una infarinatura. Poi le cose si imparano facendole, ovviamente si sbaglia. Io solo a titolo di paragone, lo scorso anno mi si è staccato il termostato dall'alveolo e in una notte ho bruciato un gran parte delle piantine. Per fortuna erano all'inizio, perché ovviamente il cavetto riscaldante è arrivato a 50 gradi. Il giorno dopo ho visto le piantine praticamente che erano già tutte morte. Sono riuscito a riprendere, a rifare tutto da capo. Ero all'inizio e è tutta esperienza. Quindi se volete iniziare o cimentarvi con questa passione, che è una cosa bellissima, ecco due o tre cose da tenere sott'occhio: la posizione della sonda, poi vedremo ancora la temperatura, le luci le abbiamo già viste. Nel frattempo, prima di salutarvi, ecco qui, abbiamo 23 gradi impostati. Quindi sì, è abbastanza preciso, ma ci vogliono un 20 minuti affinché arrivi a temperatura. Grazie per essere stati con me. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere, lasciate un like, condividete con i vostri amici. Rinnovo i saluti, ci vediamo la settimana prossima.